Nella vicenda giudiziaria dell'impianto di compostaggio è arrivata oggi una pronuncia importante del Tribunale del Riesame che ha sbloccato, ha annullato insomma la precedente ordinanza. Sì, una bella notizia che ci è giunta poco fa, ma noi eravamo consapevoli di aver operato correttamente, i tecnici erano consapevoli di aver operato correttamente, poco fa è arrivata la notizia del dissequestro delle somme al comune di Fisciano. Domani in una conferenza stampa spiegheremo nei dettagli, piano piano si sta ristabilendo la verità, perché la verità viene sempre a galla. Noi abbiamo sempre operato nella massima trasparenza, nella massima correttezza e nella massima lealtà nei confronti di tutti, così come l'hanno fatto anche i tecnici. Sicuramente dovremo poi vederci chiaro in questa vicenda, perché ci sono alcuni punti che non sono troppo chiari, alcuni punti oscuri che dovranno essere chiariti, perché come ha stabilito il riesame, quello che è successo è un fatto grave. Siamo contenti. Per ricordare, cioè, le somme, sindaco, erano state bloccate perché la procura riteneva che fossero oggetto di una truffa. E quindi erano stati bloccati. Di una truffa ai danni dello Stato. Quindi un'accusa abbastanza assurda, anche perché mi accusavano, ci accusavano me e la giunta di questa truffa, cosa che tra l'altro l'organo politico non può fare, perché segue quello che fanno i tecnici. Questa sentenza ha ristabilito la verità, ha ristabilito la giustizia, ma tra l'altro vorrei dire, se vorrei essere accusato tutti i giorni di fare il bene della mia cittadinanza, perché sono stato eletto per fare il sindaco, per fare il bene della mia comunità, il bene dei miei cittadini, e lo facciamo nel massimo della trasparenza, nel massimo della correttezza, nel massimo della realtà. Nessuno può permettersi di offendere Fisciano e il suo popolo, perché siamo compatti, siamo uniti e dimostreremo ogni cosa a testa alta, come già è successo. Sotto il profilo politico qualcuno ha fatto una fuga in avanti, cioè ci sono stati consiglieri regionali, anche qualche parlamentare che sulla vicenda del sequestro ha emesso già una sentenza di condanna. Ci sono state parecchie fughe in avanti, questa non è la prima, qualche mese fa era successa un'altra vicenda che poi si è rivelato un nulla di fatto, avevano tutti i giornali, tutti gli organi di stampa, alcuni politici di opposizione, le minoranze avevano detto che ci avevano sequestrato aree, avevano sequestrato la nostra isola ecologica e tanto altro, cosa assolutamente non vera. Quindi credo che ultimamente ci sia stato un attacco politico da parte di alcune persone che solo quello possono fare, perché non hanno i mezzi, gli strumenti e soprattutto la passione per il proprio territorio. Io sono contento che anche la minoranza ultimamente, sappiamo che abbiamo una minoranza, perché dopo 4 anni e 8 mesi di niente e di silenzio si sono svegliati su una vicenda paradossale, invece di svegliarsi su alcune problematiche e su dare una mano per le tante difficoltà che stiamo incontrando, soprattutto per il Covid. Quindi io vorrei ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini e sono stati vicini all'amministrazione, tutti i cittadini che ci hanno dato un sostegno grandissimo in questo momento, ma come ho detto sapevamo del nostro operato, sapevamo dell'operato dei nostri tecnici, sapevamo che questa vicenda si sarebbe risolta nel migliore dei modi. E vorrei ringraziare soprattutto quelli che in questo momento hanno per un periodo hanno pensato che potessero abbatterci, non riuscendoci con i mezzi normali, potessero abbatterci con la magistratura, potessero abbatterci con il discredito di persone che sono oneste, di persone che vivono per il proprio territorio, di persone che stanno tentando di tutto per far sì che Fisciano e i suoi cittadini abbiano un posto di primo piano a livello provinciale e a livello regionale. Anche questa gli è andata male, noi continueremo a combattere per la nostra gente e non ci potrà fermare nessuno, soprattutto se tenteranno di fermarci con questi mezzi che nulla hanno a che fare con la politica, nulla hanno a che fare col territorio, ma soltanto gettano soltanto fango su persone per bene.